numero 9, siamo principalmente un numero un po' fortunato che ricorre nella mia vita, quindi un lucky number per me. Sono stato anche capitano della squadra di Como, della giovanile in prima squadra. La mia famiglia è di Como e io sono la nona generazione che abita praticamente qua in Piazza Mazzini, vi ho ginati a Como. E quindi è un numero importante e fortunato per me e per la mia famiglia. C'è un libro che adesso casualmente Como 1907-2007 per il centenario, e lo zio di mio padre è stato il primo presidente del Calcio Como. Li mettiamo subito alla prova con due pizze e vedremo se il capitano o il portiere, chi dei due sarà il migliore. Giovi, com'è? Tutto bene? Tutto bene? Bene, bene. Ascolta, visto che sei benvenuto, cioè sei un nuovo arrivato, dimmi tutto. Per darti il benvenuto voglio portarti dentro e sfidarti a colpi di pizza. Sfida accettata, andiamo. Vai, andiamo. Benvenuti al numero 9. Allora inizia a mettere qua la farina per non attaccare. Però te ne do pochi di consigli perché voglio vincere. Non so, e due dritte. Impasto normale, perché adesso bisogna che ci sono tanti tipi. Sì, ma ditemi anche come la volete, che ne so, un po' più alta, un po' più bassa. No, perché cazzo, cambia tutto. Bordo basso. Bordo? Basso, basso. No, io... Fatti vedere. Io, cioè, la pizza io. Cioè, io. Ragazzi, la pizza. Ok, guarda, vai. Guarda, io. Pizzaiolo. Va. Là. No, aiuti. Guarda qua che bel lavoro. Iniziamo. Cosa si deve mettere? La pomodoro. Comunque non stiamo andando male. Vedo già che questo sta sì, ho detto ok. Forse sai che è meglio la pizza. Già c'è una mano d'aiutino da parte del nostro professionista, quindi... Comunque ragazzi, non invidio qua dietro perché ci sono temperature qua... Infatti sono qui per rinfrescarvi. No, per togliere sportivo. Il vantaggio cerco di togliere il... Sì, capito, Iori, però il pomodoro non è che lo puoi tenere solo tu. Capito, però... Cioè, un po' di birra, per rinfrescarla. Cerco di togliere il vantaggio al suo compagno. Ok, io la bevo dopo. Lei la beve dopo. Emi, vai. Era per togliere un po' il vantaggio. E invece io sai cosa faccio? Rubo direttamente la pizza, così almeno il vantaggio è... Vieni. Sì, adesso gira. Ok, adesso sì. Vai. Faccio in mezzo. Un po' tanta ne messa, A me piace un po' carica, capito? Poi abbiamo anche la mozzarella. Allora, io non esagero con la mozzarella, perché... Perché? Perché ti faccio un prosciutto e brie. Perché quindi... brie? No, crudo. Io crudo. Mi piace il crudo, cosa vuoi? Cioè, io gorgo e cipolla. Per rimanere leggeri. Visto che fa freddo. Comunque fuori fa freddo, abbiamo bisogno un po' di scaldare gli animi, no? Questo è il taleggio mio? Sì. Oh, top. Guarda qua. Senti? Ah, buono. Lo facciamo sciogliere. Va bene, non esageriamo la cipolla, se no poi rimane. E ora qua va bene? Poi devo dargli forte. Tempi di cottura? Tempi di cottura tra 5 i minuti. 5 e 6 minuti, poi dipende anche dal tipo di forno. Poi ci beviamo la roba. Alla grande, andiamo. Sì, io tra l'altro vivo qui vicino, quindi spesso e volentieri vengo a fare due passi qua, è molto piacevole, si sta bene. Mi hanno accolto benissimo, compagni veramente ottimi, quindi molto felice, sono sincero, è un bel gruppo. Infatti sia quelli che c'erano già da un po' più di tempo, sia quelli nuovi, sono tutti veramente molto disponibili. E... Qua ci sono amicizie datate, eh? Datate. Capitano. Qua vediamo. Bisogna fare... Ok. Martino, partiamo dalla tonne cipolle del... Proviamo? All'olfatto è molto buona, eh? È buona? Vediamo un po' questa... Ti posso dire che non è male? Non è male la tua. Posso dire? Lo senti il taleggio? Che sale dopo. Però l'impasto è un po' cruda ancora.
La sua. Ma che sì. Vuoi dire che la sua è più croccante? Posso dire? No. Me la mangerei tutta. Tutta. Guarda, guarda, a parte che la pizza si mangia così. Impeccabile. A parte che la pizza sì, si mangia così. Sì, perché qua adesso stiamo facendo i fighettini. Senti, senti. Ma poi in realtà... Croccantezza ci sta. La sua è croccante. Buona. Buona. Io la metto... Ho scelto l'ingrediente giusto. Sì. No, però è Martino che decide, quindi assolutamente. Chi vince lava i piatti? Eh no, allora fa, cioè la mia faccia veramente cagare. C'è tensione, ma in realtà questo non è caldo, è tensione. Ah, prima di sapere chi ha vinto e chi ha perso, io voglio sapere. Sono pizze, boh. No, beh, onestamente Alessio, qual è che secondo te? No, adesso vai, senti i compagni di squadra. No. Devo dire che ho scelto Emil per questa sfida perché pensavo fosse ad un livello proprio basso. Invece non è così. E invece non è così. E mi ha dato conferma. No. Ho apprezzato entrambe le pizze. E già questa è una vittoria. Entrambe. Si vede. Ottimo. Visivamente si vede. Entrambi sono un bel aspetto. Sono più esperti di me, guarda, sia lui che anche lui, perché. Sono d'accordo. Ho sentito le parole del capitano e quindi decreto come vincitore. Vale, ragazzi, un applauso a tutti qua. Che benvenuto, è il primo anno e grazie, quindi, grazie da capitano. Mille. Non mollerò. E si darà da fare. Oh, queste le portiamo a casa comunque, cioè le finiamo. Due box, ma, no, ma i parenti le finiscono perché noi non possiamo. Noi non possiamo, giustamente. Infatti anche questa la porta a casa. Esatto, la porta a casa che è bella festa. Allora, se posso dire, fare anch'io un piccolo inciso, perché giustamente ha speso belle parole. Secondo me ha fatto un ottimo lavoro, quindi secondo me qua non ci sono vincitori, ok, e sconfitti, ma qua c'è un ottimo lavoro e va anche un po' a gusti, perché alla fine la pizza va anche un po' a gusti. Io invece sono un po' più pragmatico e ti dico, mi lecco le ferite e da domani sul pezzo a lavorare. Forte, fare pizze e cercare di migliorare. Dopo gli allenamenti, dopo le posture, una pizza e via. Esatto. Ale, alla prossima, grazie di tutto. Ma mi fai vincere la prossima volta? Un piacere. Va bene, dai. Va bene. Ciao. Ciao, Ale.